Ragazzi, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo qui su Minecraft e qui diciamo siamo praticamente un video diverso dal Minecraft solido. Infatti, come vedete, sto in creativa, in un mondo così generato, come dire, a caso. E perché siamo su questa versione di Minecraft? Intanto abbiamo questi due piccoli lama. E in pratica oggi è uscito un nuovo aggiornamento dello snapshot, se non ricordo male non mi ricordo il numero sinceramente, però è l'ultimo uscito, quindi sto registrando questo video, oggi stesso lo caricherò. E diciamo che volevo vedere un po' le modifiche che andranno a fare. Allora, andiamo qui che intanto vediamo, ci stanno pure dei fiorellini un po' diversi. Allora, innanzitutto sono cambiate molte texture. Infatti la glowstone è diversa rispetto a quella solida. Stessa cosa la jack-o'-lantern, che si può piazzare pure in aria. No, aspetta. Sì, si può piazzare pure in aria. Ottimo. Stessa cosa vale per il quarzo. E ora andiamo a vedere gli altri blocchi. Quindi prendiamo quelli di minerali principalmente, pure il vetro che è diverso. Allora, partiamo da quello di ferro che mi sembra identico, pressoché. Quello di lavislazzo di stessa cosa. Quello d'oro è cambiato. Diciamo hanno aggiunto più colore. Smeraldi è tantissimo cambiato, perché prima all'interno c'era tipo proprio la forma, una sorta di forma di smeraldo, e quindi hanno diciamo fatto tipo quadrato. Stessa cosa per il diamante, hanno utilizzato la stessa texture del blocco d'oro, però per quei colori del diamante. Il vetro è più, diciamo, più chiaro, più trasparente. Allora, andiamo avanti con gli altri tipi di cose. Allora, ok, questi sono rimasti pressoché uguali. Sì, stessa cosa riguardante il legno, forse hanno aggiunto giusto qualche dettaglio. Sì, pure diorite, granite, andesite, mi sa che l'hanno cambiato. Sì, l'andesite sembra quasi stone. La granite è proprio completamente diversa. Pure graver. Sì, pure la graver è diversa. Allora, intanto vorrei senza vi faccio vedere ogni blocco, voglio farvi vedere intanto il melone. Poi un'altra cosuccia che sta più in basso, pure il Packet Ice, ora vi faccio vedere. Guardate, è pieno di scale e anche di slab, pure di dei wall. Tanto ne prendo giusto qualcuno per farvelo vedere. Questo è quello fatto con Nether Brick, che comunque l'hanno, diciamo, hanno semplicemente cambiato la forma, texture è la stessa, però invece di farli tipo quelli di stone, hanno fatti tipo quelli di cobblestone. Stessa cosa per quelli di granite e quelli di mattoni. Poi ci stanno comunque gli slab e soprattutto le scale, quindi hanno aggiunto veramente veramente tante cose dal punto di vista di texture, di blocchi piazzabili.
questo è il ghiaccio e questo è il melone, perché si è più verdino, diciamo. Poi andiamo avanti, qui in decorazione, infatti vediamo, hanno comunque sì, la farmland, hanno modificato pure il cactus, hanno cambiato veramente tante cose. Allora, sì, poi hanno aggiunto, tanto io prendo piano piano le cose che vedo, giusto per, diciamo, giusto per farvele mostrare, poi dopo vediamo le altre cose. Questi sono fiori, semplicemente, neri in questo caso, e danno appunto il colorante nero, se lo trovo, eccolo qui, black light. Ah, hanno aggiunto i fiori che danno colorante nero e vuol dire marrone, e questo invece dà il colorante, questo blu ad esempio. Questo è infatti, come vedete, c'ho il colorante blu e lapislazzuli. Questo non so che cos'è. Non ne ho idea. Qua hanno aggiunto il bambù hanno aggiunto il bambù per un motivo semplice, per aggiungere questo. Praticamente voi sapete benissimo che per costruire dobbiamo fare pillar di terra. E quindi facendo i pillar di terra, cioè poi dobbiamo togliere, cioè era un casino, dobbiamo distruggere ogni volta, dobbiamo scendere. Invece in questo modo, con barra spaziatrice saliamo e con shift scendiamo, quindi è molto utile. Poi c'è, vabbè, il painting, hanno cambiato la texture, penso che comunque hanno semplicemente aggiunto qualche di tipo diverso di painting. Poi hanno aggiunto i altri design di tutti i tipi di legno, e ci vediamo tra un secondo perché devo mettere in carica la videocamera. Ok, rieccomi ragazzi. Allora, innanzitutto mettiamo giorno. Allora, come vedete, c'è una marea di blocchi qui in mano. Allora, qui c'è la sega, che no, non è quello che state pensando voi. E comunque credo che abbia semplicemente un solo verso, sì, esatto, che può essere piazzata solo in questo modo. Non so se già, diciamo, molti di questi blocchi ancora non funzionano, però diciamo questo è utile per la legna, diciamo. Allora, poi c'è, no, c'è questo che ancora non, stessa cosa, non si può utilizzare, però è fatto apposta verrà sistemato per le armi, diciamo, una sorta di crafting table solo per le armi. Poi c'è il grindstone. Questo è, diciamo, già si vede in interfaccia. Serve una sorta di anvil, però solamente per riparare e disincantare qualcosa, quindi diciamo è leggermente diversa dalla anvil. Poi c'è questo, non può essere utilizzato, è il fletching table, che è una sorta di, appunto, sempre crafting table, però dedicata alle frecce. Questo funziona, è molto carino. Cartography table, ve lo faccio vedere tra poco. C'è la Blast Furnace, che serve appunto per
cucinare più velocemente, stessa cosa per lo smoker. Il barrel, che quindi è una cesta alla fine. Ok, ora vi faccio vedere un po' di cose. Tanto le fornaci sono due, sì. Ora vi faccio vedere la funzionalità. Allora, da qui piazziamo il qua sotto. E tu non ti puoi. Ah, mi sa che questo è solo per il cibo. Questa è la blast furnace, quindi diciamo a parte che è più molto più veloce rispetto al. Che è molto più veloce rispetto alla fornace normale. Non so di quanto, però è più veloce. Invece questa stessa cosa Blast Furnace, però dedicata al cibo. Allora, qui tanto prendiamo un pochino di cose. Serve la carta, sicuro. Prendiamo giusto qualcuno e la carta. Allora, qui abbiamo appunto l'empty mappa che ora è piena. Ne faccio due più di una per farvi vedere quello che serve. Di qua che c'è? Ah, c'è il fatto dei blocchi, ok. Allora, cosa fondamentale, allora con il glass si locca la mappa. Infatti, come vedete, qui c'è il discorso dei blocchi che ho piazzato, no? Invece, se vado a distruggere praticamente tutto, come vedete, diciamo da queste altre mappe. Aspetta, non era questa? Ok, come vedete non c'è più, c'è da questa qui, perché è stata aggiornata, ok? Invece come vedete qui c'è ancora, perché mettendo il lucchetto all'interno della mappa, mettendo appunto il lucchetto si. Diciamo che non si blocca la mappa, quindi non viene più modificata. Poi c'è un'altra funzionalità, in questo caso con la carta. Come vedete qui c'è il livello, scaling 1 a 1, livello da 0 passati a 2, da livello da 1 al, cioè prendete 0 a 1, poi da 1 a 2, ora passiamo al livello 3. E infine c'è l'ultima, che sarebbe la scala, quella sarebbe quella finale. Infatti, che se non ricordo male dovrebbe essere un undicesimo, quindi che rispetto a questa è molto più piccola. Ora, una volta fatto questo, ci sono altri blocchi, hanno aggiunto veramente altri blocchi. Questi, ad esempio questi tre, che ora andiamo a piazzare quest'altra parte perché di là non mi piace più come posto. Allora qui c'è, ci sono delle campane che invece premendo col tasto, soprattutto col tasto destro, ci dà, diciamo, si suona. Invece la lanterna, una semplice lanterna, quindi si possono fare cose abbastanza carine con le lanterne. Quindi, ad esempio, basta semplicemente tirare fare una cosa del genere. Ah, non si fa. Oltre sopra, sul lato non si può mettere. No, si può mettere solamente con un blocco sotto. Che però non è che è tanto carino, eh. Però se facessi in questo modo,
ok, viene droppata. Poi c'è il campfire che è molto carino. Allora si crafta con 3 log di legno sotto. Quindi passando 1, 2 e 3 di legno. Poi sopra si mette al centro un pezzo di carbone e poi un 3 secca. Ora infatti ora vi faccio vedere come si crafta. Allora serve sicuro un pezzo di carbone. Gli stick che servono sono 3 e 3 pezzi di legno. Sicuramente serviamo un crafting table. Eccolo qua. Ok, allora qui piazzando il, come vi avevo detto, i 3 log, pezzo di carbone, con, cioè, in questo modo si crafta il campfire. E quindi, però questo, allora, prima cosa, ci sono varie funzionalità per questo blocco. Allora, ad esempio, piazziamo delle hay bale qui. Come vedete, questi 3 che non ho piazzato sotto la hay bale sono più bassi, il fumo è più basso rispetto a queste altre 3 dove ho piazzato la hay bale. Poi cambia pure leggermente il colore. Allora, e non è sicuro l'unica cosa che si può fare con le bale. Allora, questa è un'altra funzionalità che non cambia rispetto a una o l'altra, rispetto al fatto se c'è la bale sotto oppure no. Il fatto che può cucinare, quindi per un massimo di 4 contemporaneamente, e ci mette circa 30 secondi ognuna. Poi automaticamente droppa il automaticamente droppa la carne una volta che l'ha cotta. Quindi è utile per questo motivo, più che altro perché se uno ad esempio non ha carbone, o meglio ne ha veramente poco, può infatti ora droppare tutte e quattro, o ne ha veramente poco, diciamo che è utile per questo, perché con un solo pezzo di carbone si può fare cucinare qualsiasi cosa, anche perché è infinito. E quindi diciamo che è utile per questo. Allora, c'è un'ultima cosa che volevo farvi vedere, a parte la white dye, è il bambù che si può piazzare normalmente sulla terra. Quindi è carino più che altro per questo. Rimettiamo potenziato 0. E per con appunto con la terra, se volete la terra con il bambù, si crafta il blocco che vi ho fatto vedere prima, quello che ci permette di salire, cioè ora vi faccio vedere. Cioè il bambù serve a mo' di stick per costruire queste impalcature. Allora, vediamo che altro hanno aggiunto. Wow, hanno modificato la grafica. Queste c'erano già. Allora, ci sono dei mob nuovi. Ora vi faccio vedere. Questo se non me lo ricordavo, questo blu, quell'uovo. Questo. Ok, c'è Lillager. C'è
Ce n'è una in particolare che hanno aggiunto ora. Se lo trovo, eh. Allora, intanto faccio vedere questi tre. Esattamente. Questa è un villager. Noi non possiamo. Sì, è la faccia di un villager. Noi non possiamo cavalcarlo. Anche perché sarebbe troppo. Cioè, non possiamo cavalcarlo semplicemente. Ah, questo è il COD. Ok, questo è il guardiano. Semplicemente. Allora, quello è il villager. Però c'è un qualcuno che può appunto cavalcare quelli leggera. Sì, infatti se è lì leggerbista. Perché appunto hanno aggiunto questo mob che si chiama appunto il legger. Ok, ora della. Beh, se questo è pillager. Ok, questo è il villager. Parte questo è il capo sostanzialmente, quello che c'ha il banner in testa. E tra l'altro è anche l'unico che può cavalcare il villager, che però questo, cioè questa bestia che fa tra l'altro una marea di danno. E appunto ce l'hanno coi appunto con i villager. Infatti, guardate, basta spawnarne qualcuno e in poco tempo lo fanno fuori. Vediamo se lo. Ok, diciamo volevo farvi vedere una cosa, però non riesco a farvela vedere, peccato. Che quei cose, queste bestie sono in grado di distruggere le cose, alcune cose. Allora, un'altra cosa che volevo farvi vedere è questo uovo qui. Sì, è vero, ho aggiunto il bambù, però c'è un animale, ovvero il panda. Tanto io mi sposto sempre perché per la miriade di mob. Il panda che si rimangia semplicemente. Poi ci sono un sacco di piccolini che fanno le capriole, poi loro sono veramente carinissimi. Poi ci sta quest'altro tipo, infatti ne ho spawnati tanti proprio per questo, che è diverso, questo è molto molto raro. Infatti, come vedete, non mi ammazzate. Un po' mi. Perché si devono suicidare questi? E quindi sono carini per, diciamo, per questo. Ancora non hanno praticamente nulla da fare sostanzialmente, non droppano nulla, sono lì per bellezza, però un po' indipendentemente ad esempio di orsi polari, quando lo ammazzi ti danno il pesce, mentre loro hanno proprio un sistema, non droppano nulla, quindi sono solo lì per bellezza e ti attaccano solamente se. Solo se sei tu ad attaccare loro o i loro cuccioli. Allora, queste sono tutte le modifiche del caso. Non mi sembra ci siano altre cose. Ah, ecco, c'era la balestra che tu carichi.
normalmente e rimane caricata anche se cambi, quindi non è come l'arco che non è come l'arco che rimane che sostanzialmente devi tenere caricato col tasto sinistro. Tu lo carichi normalmente col tasto sinistro, però e ci sono comunque le cose incantesime pari alla diciamo cioè incantesimi dedicati. Infatti ora vi faccio vedere. Allora, tenendo questo multishot, mi pare che tutti e tre insieme non ci possono stare, però vi faccio vedere cosa. Questa qui sarebbe la carica rapida, infatti ci mette molto meno tempo e ne spara 3 alla volta. Invece questo è l'altro tipo, come dire, differenza. E questo sostanzialmente carica di più, cioè nel senso più potente. Quindi sarebbe, sono carine cose da vedere. Allora, queste sono comunque cose viste. Le pozioni non sono praticamente cambiate per nulla. Io intanto guardo le cose qui per vedere se magari vedo qualcosa. Giricherino. Allora, queste sono semplicemente bacche che comunque col tempo crescono e uno può raccogliere. Allora, questo serve per quello strumento che ho fatto vedere prima, fare banner. Quindi semplicemente sono dei disegni sostanzialmente che servono appunto per semplificare la costruzione, non tanto cioè, il fatto di dipingere il fatto di dipingere il banner, però diciamo che è una cosa carina. Poi l'ultima cosa, ma semplicemente una mia opinione personale, i blocchi più belli e fighi che hanno aggiunto sono questi. Quelli dei brick slab dell'endstone. Allora, ragazzi, direi che per questo video è tutto. Spero che questo video di presentazione del gioco vi possa essere piaciuto. Se è così, mi raccomando di lasciare un bel mi piace. E appunto di iscrivervi al canale, seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate. Io vi saluto e un bacio a tutti voi.